Ciao raga, allora questa è la nuovatina di Natale. Con la mia famiglia siamo andati a questo ristorantino a Grosseto, si chiama La Buca di San Renzo. A parte è troppo carino, ci hanno messo tipo in questa stanzina, tipo privata, troppo bello. E allora, abbiamo mangiato un bel po', sono arrivata alla fine e non ne potevo più. C'erano tre antipasti, due primi e un secondo. Il primo antipastino era tipo una pappa al pomodoro con sopra un gambero. Poi questo, che era un fiore di zucca ripieno di ricotta. E mi sa anche pesce, cioè non voglio sbagliare, però vabbè. Poi questa era tipo. Non lo so, cioè, c'era del pesce dentro, inzuppato in un sughettino che non so cosa fosse, però era buonissimo, sapeva tipo un po' di menta, strasaporito. Poi questo era il primo ed era un risotto allo zafferano buonissimo, con un po' di pesciolino. No, vi giuro, sono attappatissima perché mi sono fatta a Natale con la pancia fuori, vedi? Poi uno se le ripaga tutte. Comunque, questa poi era carbonara di pesce, questa è stata, vi giuro, penso la mia cosa preferita perché c'aveva sta salsettina. Perfetta, era mamma mia, buonissima, morbidissima. E poi il secondo non ricordo che pesciolino fosse, però era buono, era un po' tutto questa composizione, sta schiaccettina secca, buono. E poi come dolce c'era tipo questa crema al mascarpone con la marmellata di fichi. E infine, cioè, allora ho finito il pranzo che ero piena, però ovviamente, cioè, verso le 8 di sera, insomma, la fame torna. Quindi siamo andati al Mac e io e mio fratello ci siamo presi queste 20 nuggets miste a metà. E poi in realtà io sono andata al Mac solo per un motivo, cioè le patatine grandi col ketchup. Cioè io non so che problemi io abbia, ma per me sto proprio la fine del mondo. Buonissime, buonissime davvero. E niente, questo è tutto. Buon Natale, raga. Ciao raga, allora questo è un nuovo White Tina Day, io non so voi, non ne posso più di mangiare, quindi Regina della Coerenza, non ne posso più di mangiare, a colazione mi sono fatta un bel caffè latte e poi mi sono mangiata tipo una fetta di questo panettone che mi hanno mandato da una pagina che si chiama Whippy su Instagram, fanno delle cose pazzesche e questo era il caramello salato, cioè ma è ovvio che poi lo mangi se ce l'hai in casa, sono arrivata la sera a casa e i miei genitori l'avevano finito. Poi vabbè, molto romantica, sono andata al mare, c'era una giornata meravigliosa e mi sono presa in un panificio questa focaccia, che poi dirò focaccia per farci capire tutti, ma da me si dice schiaccia, che quando cerco su internet neanche lo trovo, cioè non è focaccia bianca, è schiaccia, la schiaccia, mamma mia, col prosciutto, buonissima, cioè una cosa meravigliosa, una bella schiaccia davanti al mare, è stato davvero, davvero bello, le cose pure della vita, capito, le cose semplici. Poi sono tornata e avevo comprato anche questa cosa, che non so come si chiami, c'ho dentro il prosciutto e la mozzarella, e mi era rimasta qua che non ero riuscita ad assaggiarla perché quella schiaccia era gigante, quindi vabbè. Gli ho dato due morsini, grossi come una casa, come mezza focaccia, vabbè. E poi mi sono presa, niente, sì, a cena, giusto per sgrassare, due fettine di pollo con il cavolo. E poi dopo cena, per sgrassare, sono andata a fare un aperitivo e la mia amica mi ha portato al McDonald's. Cioè, io vi giuro, cioè, non l'ho fatto apposta. Però che sei, cioè, che fai? Cioè, sei lì, ho preso un McFlurry e lo Snickers. D'oggi basta, giuro. Ciao raga, questo è un nuovo White Tina Day. La mattina mi sono fatta questo bel caffè latte nella mia nuova tazzina a chiappe, bellissima, l'ho presa su Shein. Poi mi sono fatto ovviamente pane con ricotta e sciroppo d'agave perché sapete che io ormai non posso proprio iniziare la mia giornata senza. Per pranzo, insomma, una cosa un po', cioè, un po' così, proprio, madonna, troppo bella sta tazza. Una cosa un po' a caso per pranzo. Mi sono fatta del mais con lo sgombro in scatola e altre due fette di pane con sopra ancora la ricotta. Non so che ossessione io abbia in questo periodo con la ricotta, però troppo buona, sta bene con tutto. A cena invece sono andata in un ristorantino che sta tipo vicino a casa mia più o meno per provare un po' di cose in zona perché volevo trovare i miei ristorantini top, capito? Quelli tipo proprio prefe che quando non so dove andare, che mangiare. Sono fissi, capito? So che vado sul sicuro e questo è strabuono. Si chiama Burro e Sugo, sta a Garbatella. Ho iniziato con un fiore di zucca fritto perché sono spettacolari. Poi abbiamo preso un po' di insalatina di mare in mezzo e poi c'è sempre degli altri frittini che ne ho mangiato solo un pezzetto nel video, ma in realtà me li sono scofanati quasi tutti. E poi ho preso le polpette della nonna, buonissime, morbide, con la salsa al pomodoro. Cioè, vi giuro, proprio mi hanno fatto bene al cuore come se le avesse preparate la mia di nonna. E poi ho assaggiato un po' di pasta della mia amica che non stava finendo, che erano fantastici, erano dei tagliolini tipo pisci con tipo cacio e pepe, sugo, non so, buonissimi.